bastone. Agagagagra. Oh, siamo arrivati qui con un video di Black Ops 3, finalmente. Ci siamo, finalmente è uscito Black Ops 3. Come dite? Prego? Spero di averti aiutato. Ma sei scemo? Diana. Ma sei scemo? Questo è Black Ops 3, ne ho le prove. Guardate, ne ho le prove. Adesso vi faccio vedere. Guardate, piccione della distruzione. Guardate, questa è un'arma da Black Ops. Questa è un'arma da Black Ops, è una Glock col silenziatore. Non è un'arma di Destiny. Questa non è un'arma di Destiny. È un'arma di Black Ops. Cioè, avete visto? Questo è Black Ops. Quindi, cos'è? Ci siamo sbagliati sulla data di uscita. Infatti è già uscito, eccolo qua. Questa è la prima arma di Black Ops. Ma sapete cosa è successo? Praticamente i programmatori non hanno trovato spazio per la Glock, no? In Black Ops, l'hanno messa in Destiny, hanno detto, ma sì, buttiamola dentro in Destiny. Minchia muoro, cioè non c'entra niente, come mettere, non so, un bazooka in The Witcher 3, capito? Oppure una pistola laser, che ne so, in... che cazzo ne so? In qualche gioco medioevo, non so, nel medioevale, capito? Che minchia ne so, capito? Cazzo, la Glock, però sono curioso di provarla perché penso che sarà una buona arma. Allora, oltretutto, oggi ho scoperto un'altra cosa. Ho scoperto una cosa pazzesca. Ho fatto delle scoperte. L'armatura, le armi e tutto il resto che vengono prima dell'espansione, il re dei corrotti, puzzano! Ormai sono inutilizzabili, puzzano! Sono inutili e schifo al cazzo, mi fanno schifo al cazzo. Adesso vi faccio vedere, perché alcuni di voi dicono, ma no, ma che cazzo stai dicendo? Non sei capace, qui... Adesso vi faccio vedere, così ve lo metto nel culo ve lo metto. Guardate, involucro rivisitato, non comune, cioè l'oggetto che puzza di più, 170 di difesa e 15 di intelletto. Ci siete? Avete letto? Involucro leggendario, ok? 3 di difesa. 3 di difesa contro i 170! Capito? 3 di difesa, 170. 170, 3 di difesa. Con leggendario, ok? Con leggendario. Andiamo avanti. Marchio della sortita, oggetto raro, 186 di difesa e 20 di disciplina. Leggendario, luce del grande prisma, 130 di difesa. Guardate, 160, 165, questo è un non comune. 165, guardate le armi poi. 182, fucile del re dei corrotti, Suros ARN39, multistrumento MIDA, 162. Mitoclasta Vex, sviluppato al massimo davanti ai vostri occhi, vedete, 170 di attacco. 170 di attacco. Il multistrumento MIDA. Adesso questo non è sviluppato al massimo per niente, però lo sviluppiamo quasi al massimo davanti ai vostri occhi. Allora siamo a 162 di attacco. Ok? Andiamo avanti. Allora, mettiamo tutti, multistrumento MIDA, miglioriamo ancora, arriviamo a 164 di attacco, andiamo a 165, 167 e poi vabbè, adesso non c'ho il frammento esotico, però al massimo arriva a 170. Questo 182 e non è sviluppato al massimo. L'erudito affinato, che mi sono fatto un culo così per prenderlo, dopo le prove di Osiride, 170 di attacco. 170 sviluppato al massimo. E no. E questo va a vedere, 182. Il fucile, raro, trovato alla cazzo di cane, 182. Fate voi. Poi dopo non mi rompete i coglioni, eh? Ma non sei capace! Ma io vi inculo il cane. Allora, sono qui nella map multiplayer che mi sto potenziando, questa volta vi inculo, spacco tutto. Fuoco dell'uomo, fuoco della luce, chiedi quale potere desideri dalla forgia, guardiano. Mi piacerebbe leccare la fica e avere Fallout 4 in anteprima, grazie. Puoi tu portare la luce laddove solo l'oscurità sopravvive? È chiaro! Spacco tutto! Io la brucio la community italiana! Io col mio martellone da fabbro, da Bob l'aggiusta tutto! Adesso mi ammazzo!
Vi brucio tutto! Guarda, spezzasole! Ho sbloccato l'abilità spezzasole! Adesso guardate cosa faccio con lo spezzasole! Perché io vi ammazzo! Venite qua! Venite avanti! Venite avanti! Se venite avanti ancora vi do un pugno! Vi do un pugno! Vedete? Ho luce infinita! Quindi significa che posso avere il potere del martellone! Vi martello in culo! Pezzi di merda! Stronzi! Puttane! Schiavi! Vedete? Madonna! Genererò anche le sfere di luce dal buco del culo! Madonna! Madonna! Adesso spacco tutto, anche nel multiplayer, adesso spacco veramente tutto. Bam! Martellata in testa, mi dico, ma la potenza di questo di questa abilità non è tanto il martello, ma il fatto che lancio delle palle di fuoco potentissime contro un nemico che li brucia proprio, li brucia totalmente, guardate. Cioè è un'arma da lancio, quindi è perfetta per la distanza, perché avere un'arma corpo a corpo è sempre difficile, no? Negli scontri. Invece adesso, con il potere del martello, vi posso inculare a una distanza, vedete? PEM! 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 Dura poco, c'è da dire che dura poco, però quando dura, minchia, nelle situazioni di multiplayer sarà veramente spaventoso. Anche perché lo scudo è utile, per carità. Era utile fino a poco tempo fa, ma questo penso che veramente smartellerà le mamme. Proprio patapom, 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 nel culo proprio. Vi prendo il pisellino, no? Ve lo metto sull'incudine e poi vi martello. Pom, 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 sul pisellino, pom. Così, prima di tutto, evitate di procreare. Che è una cosa utile all'umanità. Visto che siamo, non solo siamo in troppi, ma poi, insomma, certi figli non andrebbero neanche fatti. Ma soprattutto riesco a fare un bel po' di danno, perché nelle partite quelle lì belle, belle possenti, con tanti nemici davanti, questa qui è micidiale, eh. È micidiale questa abilità, eh. Adesso spero di farvela vedere più specificatamente in un futuro, ma è bestiale questa, eh. Questa è veramente bestiale, altro che scudo, altro che pugno della distruzione lì, quelle cose lì. Vabbè, la pugno della distruzione è imbattibile, però cazzo, questa qui è micidiale, questa è veramente potente, fidatevi. Non ho ancora sviluppato al massimo, figuratevi quando la svilupperò al massimo. Qui spacchiamo tutto, qui da ora in poi spacchiamo tutto. Adesso non voglio più sentire dire ma non c'è la luce, non hai abbastanza luce, eri poco potente, per quello che non lo uccidi. Il cazzo adesso spacco tutto, adesso vi ammazzo tutti, non venite sulla mia strada perché vi piglio a martellate in gola. Proprio PEM! Come Bob l'aggiusta tutto. Vi martello la figa! Vi martello la figa! Bene, penso che per oggi è tutto. Abbiamo allineato lo scudo, la linea, la figa, il martello. Mi sento come Rocky sulla scalinata. E quindi ci rivediamo al prossimo video. Come sempre, non rompete i coglioni. Se avete qualcosa da dire, scrivetelo in modo educato e comprensivo. Usate le H nel posto giusto e avrete una risposta dal supremo Dio Serpente. Bene, addio, un bacino sulla figa delle vostre sorelline, come sempre, che amano tanto questa pratica, e alla prossima. Tanti like per Capobassone, agagagagra.